Antenna Blu, un pluricampione medagliato mondiale. Prima di presentarvelo, come di consueto ringrazio i nostri sponsor che, insomma, grazie al loro aiuto ci stanno aiutando a portare avanti questa trasmissione interamente dedicata al nostro bellissimo gioco Sport delle Bocce. Quindi, grazie alla collaborazione della regia di Paolo Cavanna e di Fabio Gaggino, possiamo vedere, diciamo, scorrere le immagini dietro di noi sui nostri schermi di coloro che sponsorizzano. Se non fossero pronte, comunque, non è assolutamente un problema perché, insomma, iniziamo subito a presentare il nostro ospite. Direttamente dalla delegazione San Pier d'Arenese, e qui intanto sta scorrendo il primo sponsor della Boccia Savona del presidente Fabrizio Rossello, ma che ormai conoscete benissimo. Sita in via Torino a Savona, e della Boulenciel, conoscenza peraltro del nostro ospite in studio. La prima boccia metallica colorata di Michele Data, direttamente dalla delegazione San Pier d'Arenese, 8 volte campione del mondo di bocce, specialità volo, 7 volte campione europeo, 10 titoli, se non vado errando, coppe dei campioni, qui altro che una puntata, 2, 3, ci vorrebbe un'intera stagione dedicata a Pasquale Lino, detto Lino Bruzzone. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi chiamato, sono molto volentieri per parlare di bocce, che è da 57 anni che gioco alle bocce. E ne parlavamo prima, forse l'ho già detto, ho cominciato per sbaglio. Dal ritorno dell'allenamento calcistico con un amico, sono andato nella bocciofila Ernesto Savio. E nell'aspettare il padre di questo mio amico, lui si è messo a tirare bocciate avanti e indietro, e non lo capiva mai. Quindi Ora, per sbaglio ho iniziato. proprio per sbaglio, sì. Ho preso una boccia a mano e l'ho tirata come la tiro adesso, l'ho colpita e lì c'era un signore che accudiva gli allievi, mi ha iscritto una gara, prima medaglia, non c'erano i bocciodromi, si giocava solo d'inverno, Altri si tempi. incominciava a marzo. E allora alternavo le bocce al calcio, poi al calcio non ero capace come alle bocce e un Quindi tantremo. hai preferito il calcio alle bocce? No, ho preferito le bocce al Le bocce, calcio scusami. perché ero un pochino più bravo alle bocce che al calcio. Quanti titoli italiani? 45. E poi c'è Insomma. anche un titolo francese che magari la gente non lo sa. Perché tu, insomma, sei un giocatore di livello, ma anche di esperienze internazionali, È insomma, e vero. quindi anche in altri paesi Sì, hai detto la tua. Ho vinto in Francia, ho vinto anche in Lussemburgo, giocando per il Lussemburgo, una Coppa dei Campioni di Serie B del Lussemburgo. Quindi prima di raccontarci, insomma, di queste tue esperienze, devo dire straordinarie, insomma, il tuo talento è Sì, oggettivo, grazie. è veramente, ripeto, un privilegio averti nei nostri studi. Quindi grazie ancora Grazie mille. per aver accettato il nostro invito. Andiamo a vedere un primo video che, diciamo, la troupe di Antenna Blu ha realizzato in una società nella quale, e qui ci ricolleghiamo nuovamente a te, tu sei da quest'anno tesserato. Sì. Si tratta della società di Millesimo, presieduta da Mirko Bizzo, che salutiamo calorosamente e che ci sta seguendo in Ciao Mirko. diretta streaming direttamente da Savona. Insomma, ecco Siamo qui il qui video. con un arbitro che è anche un validissimo giocatore, Bruno Romero, peraltro fresco di passaggio nella categoria C, Sì, quindi i nostri complimenti. quest'anno, grazie. Puoi spiegare ai nostri telespettatori quale sia un po' il ruolo dell'arbitro nelle bocce, questa figura che non si conosce bene, sia presente l'arbitro magari di calcio, ma nelle bocce com'è? Un buon arbitro secondo me è un arbitro che non si vede in campo, che però comunque fa attenzione a quello che succede, cioè non deve fare ruoli di protagonismo, ma deve cercare di gestire l'incontro nel meglio possibile senza crearne danno ai giocatori né niente, essere imparziale in tutti i casi. Come vivi il fatto di essere arbitro essendo contemporaneamente anche un giocatore comunque? Ma guarda, l'arbitro quando è arbitro non è giocatore, quando è giocatore non deve fare Non ce n'è per assolutamente nessuno. l'arbitro, cioè sono due ruoli separati e bisogna tenerli separati comunque. Bruno, tu sei tesserato per questa società Per questa comunque, società di per Millesimo. Millesimo, sì. Come vedi le prospettive di questa squadra? Ma questa squadra ha buone prospettive, quest'anno ha intenzione di fare il campionato di promozione, anzi fa il campionato di promozione, forse anche il campionato di prima categoria e poi farà anche quello di seconda e di terza. Con Quindi più squadre, quindi una bella società con in parecchi espansione. giocatori, sì, in espansione. Sì, sì, Quindi in sì, bocca sì. al lupo per il proseguimento della tua carriera di arbitro e nella L'arbitro nuova categoria. è una nuova categoria, speriamo di riuscire a vincere qualche partita. Grazie mille. A voi.
Questa intervista che abbiamo visto è stata appunto un'intervista realizzata nei confronti di un arbitro, Bruno Romero, peraltro tesserato per la società di millesimo, perché insomma anche la figura dell'arbitro ha diciamo la sua importanza, no? Il suo ruolo. Importantissimo. Sì. Nelle bocce com'è? Ma guarda, nelle bocce l'arbitro deve cercare di portare avanti la gara nel miglior modo possibile, intervenire il meno possibile, logicamente poi quando ci sono dei falli di gioco è giusto che si intervenga, ma io fossi l'arbitro, ad esempio, il primo errore che fa, preferirei avvertire il giocatore, magari farmi una cosa e andare a chiedere, a dire come mai ha fatto una cosa del genere. Posso capire che un arbitro, se vuol fare proprio il suo, debba bruciare la bocciata, ma io sarei per una via di mezzo. Insomma, un po' un mediatore. Sì, cercherei di capire come mai quel giocatore ha commesso il fallo in quel momento lì e avvertirlo, perché la prossima volta, logicamente se poi lo fai la seconda volta, allora c'è qualcosa che esistono, non funziona. Esistono anche cartellini, magari i nostri telespettatori non lo sanno, un avvertimento giallo, con cartellino rosso. Bianco, io sarei più per... cioè opterei più per una via di mezzo. Una mediazione. Insomma. Beh. E quindi abbiamo sentito questa testimonianza, sì. Insomma, i nostri telespettatori abbiamo fatto vedere anche insomma, che esistono anche gli arbitri nel nostro ambiente. E quindi parlavamo di questa società della Valbormida che ha un impianto veramente stupendo. Il migliore. Gigantesco, sì. Il migliore direi, sì. Perché sì. Veramente... senza ombra di dubbio. Con tutti gli optional possibili, è presieduto da Mirko Bizzo, come ho appena sì. detto, e diciamo che qui possiamo vedere delle immagini sempre realizzate sì. da Paolo Cavanna nell'ambito di un memorial molto, molto importante per questa società, il Memorial Resio, che insomma, visto la partecipazione di numerose squadre, sia locali ma anche di altre località, appunto come ad esempio sì. di Albenga. E qui possiamo vedere scorrere delle immagini, insomma è una società in espansione che ha un progetto sì. molto, molto positivo, diciamo, perché parteciperà alla Serie C nazionale e ci sarai anche tu, sì, Lino. Puoi parlarci di questo sì, progetto? Guarda, perché hai scelto questa società? Ho trovato nel presidente Mirko una persona squisita. E, abbiamo parlato insieme di quello che può essere un progetto di questa nuova società, perché l'impianto è predisposto per fare qualsiasi cosa. Penso che sia il migliore fatto ultimamente in giro per il mondo, non solo in Italia. E siccome c'è proprio l'ambizione di poterci aspirare a salire, il progetto millesimo mi ha entusiasmato. Io di smettere non avevo ancora voglia, mi sento, no, è logico, faccio quello che posso, ho 71 anni, però mi diverto ancora, il fatto di andare a giovedì a allenarmi, il sabato ci sarà il campionato. Quindi vi allenate al giovedì? Al giovedì sera, sì. Gli allenamenti sono aperti a tutti? Se vuoi venire, ben volentieri. Magari qualcuno che è di Savona, chissà che è un pochino più vicino, può avere il piacere di vedere allenarsi un grande campione come te, insomma, avere la portata di mano. Secondo me è giusto che sia aperta a tutti, perché noi faremo un allenamento, i giocatori, la squadra sarà composta di 10 elementi, perciò sarà posta anche per altri. Io non ho ancora parlato con Mirko, ma mi sembra che il campionato debba cominciare il giorno 21, perciò gli allenamenti li faremo subito dopo la gara di Voltri, giocheremo, andremo il giorno 11 a fare già i primi allenamenti. Quindi insomma questo progetto ti piace molto, insomma, tantissimo. Non vediamo l'ora di vederti nuovamente in scena. Sono particolarmente entusiasta di aver accettato l'offerta che mi ha fatto l'amico. Perché è uno spettacolo vedere Pasquale, detto Lino Bruzzone, giocare. No, tuttora lo confermo e lo ribadisco, non si può grazie, negare ciò che è oggettivo e oggettivo. Sempre grazie alla collaborazione della nostra puntualissima regia che ha raccolto tantissimi contributi durante questo memorial così importante per questa società, perché è molto significativo il Memorial Resio, molto sentito anche dal presidente, perché ha dedicato veramente tanto. E stiamo per vedere un'ulteriore intervista realizzata proprio nei confronti del promotore di tutto questo, ovvero di Mirko Bizzo, grande presidente della... Questa sera siamo qui con il presidente Mirko Bizzo della società di millesimo, una società in fortissima espansione. E diciamo che è una manifestazione importante a cui teniamo molto, c'è molto pubblico, normalmente viene fatta in gara diurna, quest'anno per problemi di calendario l'abbiamo fatta in notturna. Poi per quanto riguarda invece l'organizzazione delle nostre squadre, la nostra società è in forte espansione, possiamo contare su più di 50 tesserati della categoria D,
16 della categoria C, 8B e 4A. Quindi partecipiamo a tutti i campionati dalla terza categoria, due squadre, seconda categoria, prima categoria e C nazionale, come dicevi tu, che è un po', diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Certo, massimo. E da quest'anno possiamo contare, io questo lo voglio dire perché... Su qualche grande campione, scusami se ti interrompo, orgoglio. Proprio... Esattamente, il nostro orgoglio, abbiamo Lino Bruzzone quest'anno, abbiamo il piacere di averlo tra le nostre fila e quindi lo voglio dire anche in questa occasione perché è una cosa molto bella. E ci sarà anche un po' di Genova, anche un po' qui in Val Borbida, sì. In quel di millesimo. Sicuramente sì, sicuramente sì, e penso che ci sarà anche un adeguato seguito perché comunque è un giocatore molto seguito, un giocatore che, possiamo dirlo, ha fatto la storia delle bocce. Questo è indubbio, e vi facciamo il nostro più caro in bocca al lupo per la nuovissima stagione, intanto insomma per il buon proseguimento di questo memorial così importante. Benissimo, crepi il lupo e arrivederci a tutti. Insomma, vi aspettiamo numerosa millesimo, consigliamo di coprirsi bene perché c'erano anche i campi sì, esterni, si giocava fuori e sì, un giacchino non bastava. Però dentro il bossodromo è ospitare al massimo 250 posti a sedere. Penso che, credimi che io non ho già visto tanti bossodromi, ma bello come quello di millesimo non l'ho ancora visto. No, è veramente bello, sì, e poi è completo. È completo, non c'è tutto, non manca niente. Non è soltanto una questione di dimensioni. Vero. E Lino, poco fa mi sono un po' impappinata e ti ho detto che hai preferito il calcio alle bocce, scusami, non mi rimpappino di nuovo, no? No, le bocce al calcio. Le bocce al calcio. Quello che ti chiedo allora, quale potrebbe essere un consiglio, un'idea insomma da parte tua per avvicinare i giovani finalmente, questi benedetti giovani a questo sport che è considerato nell'immaginario collettivo comunque uno sport più per persone anziane, che è e non lo neghiamo perché è per tutti, sì. Come poter fare? Però il nostro sport, inteso come sport, quando vedi i ragazzi correre 5 minuti che colpiscono 50 bocciate su 51, qui arriviamo veramente all'apice dello sport. E voi state già facendo qualcosa per farlo vedere, perché se per incentivare, se riusciamo a portare alla televisione lo sport delle bocce, sicuramente qualche giovane si avvicina. Purtroppo, nota dolente, avevamo un centro tecnico a Voltri, grande verità, dove c'è stato speso un mucchio di soldi. Ora mi hanno detto che con la nuova presidenza a Roma gli hanno detto che adesso possono anche chiuderlo. E questa è una cosa che mi fa un male, che non è neanche un'idea. Noi avevamo fatto 4-5 stage dove i giovani venivano. C'erano anche dei ragazzi che promettevano bene, ma tutto questo lavoro è stato vanificato appunto da queste dichiarazioni che mi hanno detto che a Roma hanno detto così. Io non so se è vero è uno sfacelo. Mi auguro che non sia vero, mi auguro che invece questo centro tecnico possa funzionare. È l'unico modo per attirare i giovani e far rivedere alla televisione i Grail, i Mana, i giocatori che colpiscono 50 bocce su 50. Sì, io sono vecchio, che facciano vedere i giovani, i due fratelli Mana, Grattapaglia, che sono l'avvenire delle bocce, sono loro che devono vedere e devono sapere i giovani, questi ragazzi qua, questo sport che è povero, ma senza niente non rilascia, non ci sono solo gli sport dove guadagnano un mucchio di soldi, il basket, il calcio, che hanno un incentivo, ma nel nostro sport, nel nostro piccolo, qualcosa poi riescono a racimolare. E mi spiace quando sento parlare di sport da vecchi, è vero, lo faccio ancora io, ma io ho cominciato a 14 anni. Per sbaglio. Per sbaglio. Adesso ho 57 anni che ho rubato bocce. E continua a piacermi, lo faccio ancora volentieri, perciò lasciamo perdere lo sport da vecchi, è il gioco da vecchi ma è lo sport da giovani. Si sono svolti i campionati del mondo questi giorni qua, sì, Marocco, Casablanca, probabilmente ha vinto un tunisino, io sono convinto che il tunisino si mette in tasca dei soldi, avesse vinto un italiano qualche soldino lo guadagna. Adesso i giovani devono vedere questi fenomeni che abbiamo noi, che ci abbiamo in Francia, che sono in Slovenia, in Croazia, li devono vedere e cercare di emularli,
Perciò lasciamo perdere, sto sport da vecchi non è vero. Quindi il coltivare un settore giovanile in ogni società è un fattore imprescindibile per vedere una crescita futura del nostro sport. I giovani devono avvicinarsi sapendo che l'obiettivo è quello di vedere correre un ragazzo di 20 anni che ti colpisce 50 bocce su 51, che non dicono che può fare un vecchio, perché il vecchio non può fare. Anche perché non tutti possono avere, diciamo, la fortuna di avere il talento che hai tu, però avere un incentivo. Io ho cominciato anch'io, ho fatto a 39 anni, ho vinto il campionato di tiro, ne tiravo neanche la metà di loro, piano piano si è voluto, ma questi qui sono dei fenomeni. Grahin ha fatto 51 su 51. Sì, è il record del mondo, detenuto da un francese. Facessero vedere una cosa del genere, secondo me... Infatti nella nostra sigla compaiono proprio dei giovanissimi. Sì, giovanissimi, ho visto Ziraldo. Marco Ziraldo, con il nostro orgoglio, un atleta... 3-4 volte campione del mondo. È un atleta veramente formidabile che tutt'oggi continua a dare grandissime soddisfazioni. È una persona squisita, oltretutto. Capire a chi ci guarda che ancora oggi a 36 anni fa ancora sua breccia, vuol dire che lui si allena in una maniera, perché uno che fa il progressivo si allena meno a meno 4 giorni alla settimana. Io te lo posso confermare, io mi cimento da soltanto un anno e mezzo, quindi molto poco, però già sono entrata nell'ottica che se non ti alleni livello naturalmente anche mentale sì ma non vai da nessuna parte. Le bocce sono anche psicologico, però anche magro gioco per uno sport. Perché come hai detto tu, è un gioco per anziani, uno sport per giovani. Perché gli anziani continuano ad andare a giocare, vanno nella società e rubattano bocce come ho rubato io adesso. Ma i giovani che corrono, che fanno tiro tecnico, che in un'ora e mezza devono colpire tutto perché sennò perdono la partita, non possono chiamare a gioco. Tant'è vero che nel 2024 probabilmente andiamo alle Olimpiadi. E alle Olimpiadi ci vai solo con i giochi. Sì. Quindi giochi cosiddetti alternativi. Chiaro, non per andarci con la partita tradizionale, ci andrà i due fratelli Mana, perché avranno ancora 28 anni e saranno nel pieno, e faranno la staffetta. Mi auguro anche che lo vincano, perché sono due bravissimi ragazzi. Sì, confermo, li ho conosciuti di persona. Sono veramente due persone eccezionali. Certo, il settore giovanile è imprescindibile, però diciamo che anche l'esperienza conta. Chiaro. Quindi avvalersi della tua presenza, della tua appunto presenza costante per incentivare, credere in questo. Ho fatto anche CT della nazionale. Perché Lino Bruzzone è stato anche CT della nazionale. Sì, sì. Anche se insomma non in gergo, come diciamo, non se la tira per niente, a portata di tutti su Wikipedia. Sicuramente. Quindi insomma è un orgoglio. Ho avuto il piacere e l'onore di allenare ragazzi che sono diventati tutti campioni del mondo. E mi spiace solo che la federazione abbia allontanato Marco Basilio, che era l'unica persona che sapeva veramente trattare con i ragazzi e sapeva cosa fargli fare. Io mi auguro che la federazione trovi qualcuno che possa sentire Marco Basilio, anche se credo che sia impossibile. Quindi diciamo a livello anche di preparazione atletica. Per tutto, lui con la conoscenza del corpo umano, del fisico, Marco era il numero uno in questo campo qui. E il fatto che l'abbiano allontanato, guarda, sono rimasto tanto male. Io col presidente della federazione un giorno gli dissi: lasciate a casa me, ma tenete Marco, perché Marco è indispensabile per il futuro dei ragazzi. Purtroppo hanno fatto questa scelta. Mi dispiace per lui, ma mi dispiace più per la federazione, che non si è cosa persa. Vedremo, chi vivrà vedrà, come si dice in gergo, insomma, come i risultati. Gli ultimi non sono stati ottimali. Sì, diciamo che i risultati a Casablanca purtroppo hanno lasciato molta amaro in bocca. Due sole le medaglie di bronzo portate a casa, che erano già acquisite in partenza. È stato, diciamo, che ci si aspettava di più. Devo dire che agli europei femminili hanno portato invece a casa dei risultati davvero strepitosi. Abbiamo dedicato uno speciale all'interno della nostra trasmissione, diciamo rosa, per premiare queste ragazze che veramente con così tanta costanza, sia diciamo veterane della nazionale che nuovi innesti, ad esempio la Francesca Carlini, che è una nostra atleta, perché è carcarese, quindi anche della tua futura zona, vice campionessa europea coppie alla sua prima convocazione. Con tanto magari non una possibilità di allenamento di così facile sempre, perché purtroppo le società stanno scomparendo, è difficile allenarsi, specie nelle prove, come hai detto tu, alternative, tiro progressivo, staffetta, almeno 4 persone che stanno dietro, e si ha bisogno di persone che aiutino. Sicuramente. È difficile, quindi tanto di cappello alle nostre ragazze. Ma se facciamo vedere quelle cose lì, magari il giovane si avvicina. Certo. Bisogna far vedere quelle cose lì. Ci stiamo provando. Se non le facciamo vedere, i giovani non si avvicinano. La televisione
è il traino più importante perché il giovane possa vedere certe cose e poi cercare di mettere, però se chiudiamo i centri tecnici, insomma, questo è... non andiamo da nessuna parte. È veramente uno spreco. Poi diciamo che a Voltri, che è stata per anni e anni la culla anche qui a Genova, è anche intitolata a un'anima di Dino Righetti, che per le bocce ha fatto tantissimo, è stato un CT dei ragazzi, una persona serissima e competente, io oltretutto ho avuto come compagno di lavoro e come amico in comitato, e vedere sprecare tutto mi fa star male. Sì, anche a me dispiace tanto, specie quando ci passo davanti, insomma, tanti ricordi, no? La focaccia calda, che si mangiava al mattino. Ho giocato per 4-5 anni. Tante gare di allievi, il campionato di Serie A, maschile, che ha dato lustro, insomma, alla nostra regione per tanti anni. È un peccato, io non so. Il futuro speriamo che sia un po' diverso dal presente, perché insomma, purtroppo i numeri parlano chiaro, sempre meno giovani si avvicinano a questo sport. Non siamo partiti col piede giusto, speriamo che ritornino sui loro passi e che facciano rifiorire questo centro tecnico, perché sembrava un fiore all'occhiello del comitato di Genova, invece se lo chiudono è un peccato. E insomma, sono amareggiato. Io concordo pienamente con te e non lo posso negare. E insomma, ritorniamo a parlare invece di una situazione più ridente, quella della società del millesimo in forte espansione, e sempre grazie alla collaborazione di Fabio Gaggino e di Paolo Cavanna, sottolineo, andiamo a vedere un ultimo video, insomma un'intervista realizzata nei confronti di due giocatori, insomma, che erano lì, che partecipavano a questo memorial Resio. Si tratta del giocatore Giusto e di Aluigi, se non vado errando. Comunque, insomma, appena sarà pronta l'intervista, perché abbiamo davvero tantissimi contributi da mostrarvi, e la mandiamo in onda e quindi la potrete vedere, insomma, anche perché è un'intervista particolarmente simpatica. Insomma, prima che vada in onda, Lino, ti vorrei chiedere: sì, sei pronto per partecipare a questa esperienza, seppure sia, sì, insomma, ne hai fatte talmente tante, disparate. Prima accennavi al Lussemburgo, alla Francia. Sì, io mi sono trovato benissimo la Francia, perché ci andavo quasi 2-3 volte al mese. Il Lussemburgo sono solo andato a fare la fase finale. Ho giocato per il Lussemburgo grazie a Carlo Bresciano, che aveva organizzato questa squadra. E ci siamo anche fregiati di un titolo che non era assolutamente facile fregiarsi. Invece in Francia ho vinto il campionato francese, cosa che un giocatore italiano non aveva mai fatto. Quindi sei entrato nella storia, sì, anche in Francia. Bravo, è una cosa, infatti su Wikipedia c'è scritto. Sì, mi ha dato soddisfazione in una maniera particolare. Ho vinto insieme a un mio grande rivale dei vecchi tempi, che era Chevier. E due vecchi così che hanno vinto il campionato francese è stata una soddisfazione immensa. Diciamo che ho messo del curriculum. E quindi, diciamo, oggi partecipare invece a questo campionato, che comunque è di un'altra dimensione, è oggettivo, che effetto ti fa? L'effetto non me ne fa, e so che la mia forza adesso è quella. È giusto che vada a giocare in un campionato minore, nel campionato maggiore forse non sfigurerei. Però ci vado con entusiasmo, ci vado l'entusiasmo perché... L'entusiasmo è sempre lo stesso, quello sì, che ho volevo chiederti. Ho sposato questo progetto. Bravissimo. Di millesimo. Il primo impatto che ho avuto con la presidenza è stato eccezionale, e io dico la verità, ci vado con entusiasmo e spero di far bene. Ed eccoci qui con due validissimi giocatori reduci da questa competizione. Iniziamo da Claudio Giusto, giusto? Esattamente, sì. Beh, hai detto validissimi, ti ringrazio, però stasera purtroppo bene non è andata, perché abbiamo perso entrambi. Però domani sera cercheremo di dare, perché abbiamo l'avversario un po' più alla portata. Gli altri hanno giocato veramente benissimo. Ti abbiamo anche visto colpire un pallino, tra l'altro. Sì, uno l'ho tirato, l'ho preso, l'altro invece ho tirato una bocciata cortissima e ho colpito la mia boccia, però una serata così un po' storta. Quindi Claudio Giusto, tesserato per la Cengese. Passiamo dalla Valborbida, diciamo, al litorale, alla boccia al Savona, mare. Direttamente al mare, anche se ci avviciniamo più alla stagione autunnale. Eccoci qui con il giocatore Luigi. Com'è andata questa sera? Avete giocato a coppie insieme? No, eravamo nel campo a fianco, io giocavo per una formazione di Carcere e lui invece giocava per Cengese stasera. Per millesimo. Per millesimo.
E niente, è andato male, come ha detto già il mio compagno amico, giusto, abbiamo andato male tutte e due. Noi abbiamo incontrato Massimo Bianchi che ha fatto... Fortissimo. Ha fatto... Massimo Bianchi. Massimo Bianchi. Ha dato il bianco, diciamo, il bianchio. Con un po' di... neri, che altro. Una serata molto ironica. Un saluto ai telespettatori e magari anche un invito a giocare a bocce, perché... è divertente, fa anche bene, no? Ma certo che sì, io invito veramente tutti, anche dei ragazzini, che vedo che anche grazie a Emanuele Bruzzone che porta avanti questa scuola, li invito tutti, perché uno sport è salutare, è uno sport che fa bene, è uno sport che crea molti amici. Veramente, invito veramente tutti a provarlo questo sport. Sì, sì, anche io dico, oggi è confermo quello che ha detto il signor Claudio. Qua. Giusto, e quindi avrà detto giusto a voi. Dopo questa simpaticissima intervista, insomma, siamo in chiusura e ai saluti finali. Permettimi, Lino, di salutare, insomma, qualcuno che ci sta guardando, e mi riferisco a Giovanni Chiesa, che ci segue sempre in diretta streaming su antennablu.it. È un giocatore giovanissimo, sì, della, dei giovani della, veniva, della, che veniva della Calvarese, che è pronto per partecipare al campionato di Serie B. Lo salutiamo con affetto. E così come Mirko Bizzo, presidente, insomma, del millesimo Bocce, e tutti coloro che ci stanno, insomma, seguendo. Grazie, Lino. No, però mi raccomando, ci hai fatto una promessa, verrai non presto, prestissimo, d'accordo, a ritrovarci i nostri studi, perché come ho detto all'inizio sarò è un onore averti qui. Va bene. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito. Arrivederci a tutti. Vi do come sempre il mio più caro saluto, insomma ci vedremo molto presto sui nostri schermi di Antenna Blu, canale 16 e 173 del digitale terrestre, e in diretta streaming nazionale, o meglio mondiale, su antennablu.it, quindi non mancate come sempre, vi aspettiamo. Yeah.